Esiste un confine netto tra naturale e soprannaturale. Nei primi secoli del cristianesimo, nell'alto medioevo, nel mondo occidentale questo confine non c'era perché si riteneva che Dio potesse continuare ad operare nella natura anche dopo la creazione. Quindi la natura era un po' tutta meravigliosa e prodigiosa. Il cambiamento si ha nella fine del Medioevo e poi tanto più nel Concilio di Trento, quindi nel XVI secolo, quando si decide che il naturale sia qualcosa di disciplinato da leggi e il soprannaturale qualcosa di superiore, determinato dalla gratuita volontà di Dio. Il Concilio di Trento anche definisce il mondo ultramondano, stabilisce un po' quello che già Dante aveva pittorescamente tratteggiato nella Divina Commedia, cioè che esistono tre regni dell'aldilà: l'inferno, il purgatorio, a cui credono soltanto i cattolici e non i protestanti né gli ortodossi, e il paradiso. Ebbene, se esiste soltanto il naturale e il sovrannaturale, la Chiesa inizia a compiere un'azione di contrasto nei confronti del preternaturale, cioè di quel regno intermedio che era disciplinato da cause occulte, come ad esempio figure intermedie tra l'umano e il non umano, le fate, gli gnomi, gli elfi. Indicativo di questo modo di disciplinare ed eliminare il preternaturale è l'evoluzione che subisce il concetto di incubo. Ebbene, per spiegare gli incubi, la gente dell'epoca riteneva che si trattasse di personaggi intermedi tra l'umano e il non umano, appunto in inglese nightmare. La mare, che opera di night, quindi durante la notte, era una presenza femminile, una specie di fatina cattiva che cavalcava il petto degli uomini immobilizzandoli. La Chiesa dice che queste figure intermedie preternaturali non possono esistere e quindi riconduce l'incubo ad un demone. E questo l'inizio della lotta della Chiesa al preternaturale, che nel corso dei secoli sarà definitivamente cancellato. Esiste il soprannaturale giapponese. Ecco, questo è un termine improprio, perché nel mondo giapponese si può parlare di preternaturale o di criptonaturale, poiché gli esseri non vengono da un'altra dimensione, ma è il quotidiano il punto di incontro fra gli yokai e l'essere umano. Per quanto riguarda proprio la narrazione, abbiamo un parametro decisamente diverso, ossia non abbiamo spesso il lieto fine. Questo perché in Giappone non c'era un fine didattico oppure catartico, dove l'uccisione del mostro serviva a una funzione di spiegazione di alcuni termini o semplicemente significava il poter liberare l'ascoltatore da questa tensione, ma al contrario era proprio la tensione e il tempo di attesa che era il nucleo vivente della narrazione. E questo perché si rifà a un gioco che venne inventato nel periodo Edo, nel contesto dei samurai. I samurai appunto si trovavano in una stanza e cominciavano una narrazione di 100 storie di paura. Accendevano tutto intorno a loro 100 candele e alla fine di ogni storia piano piano spegnevano una candela, rendendo il clima sempre più buio e denso di suggestioni. Proprio in questo contesto, queste storie di paura terminavano spesso con il mostro che non veniva ucciso, perché a questo punto il samurai, spaventato da queste storie, dove allo spegnimento dell'ultima candela doveva comparire un mostro, doveva attraversare tutta la strada per andare a casa, e quindi i mostri che venivano lasciati vivere al termine delle narrazioni potevano incontrarlo.
Fra le categorie più interessanti degli yokai sono i bakemono, sono i mostri trasformisti, cioè sono tutta quella categoria di mostri che sono in grado di cambiare aspetto e solitamente prendono l'aspetto umano. I motivi sono più svariati. Possono essere semplicemente per abbindolarli da un punto di vista economico o di potere, come nei casi delle kitsune, cioè le volpi, dove volpi maschi e volpi femmine prendono le sembianze di donne bellissime e con queste riescono nelle loro trame a fare questi intrighi di corte. Però in alcuni casi queste volpi sono anche in grado di innamorarsi realmente di un uomo e con questo procreare. Abbiamo poi invece molto più simpatici e abbiamo i tanuki che appoggiandosi una foglia sul capo sono in grado di trasformarsi e prendono l'aspetto di solito di uomini panciuti e che amano il sake. Ci sono poi categorie molto più notturne come ad esempio le jorogumo. Le jorogumo sono invece delle donne, solitamente delle geishe, che suonano il koto al margine della strada. Abbindolano gli uomini, li portano con promesse nella boscaglia e lì rivelano il loro vero aspetto, che è in realtà quello di enormi ragni femmine che fanno di loro il loro pasto. Ci sono poi fra le categorie con più narrazione i bakeneko, cioè sono dei gatti che sono in grado di trasformarsi o per anzianità oppure per voler vendicare la propria padrona. E solitamente prendono le dimensioni di fino a 15 metri e cominciano in maniera seriale a uccidere tutti i responsabili degli atti di bullismo riguardo al loro padrone, oppure in alcuni casi, come nel caso della vecchia gatta della casa di tè, prendono le sembianze di una vecchia che attira le giovani donne per prendere il tè, una volta che sono entrati si trasformano in gatto e se le mangiano, quindi fanno la parte del gatto con il topo. Un regista che identifica e spiega molto bene il senso degli yokai giapponesi è sicuramente il grande regista Miyazaki, e nelle sue opere possiamo vedere gli yokai nella loro vita quotidiana, come ad esempio quando vanno alle terme, oppure anche trasformazione in qualcosa di ancora più complesso, come ad esempio nella Principessa Mononoke abbiamo una divinità che degenera in Mononoke, cioè in questi spiriti indefiniti carichi di orrore dal voluto, dalla corruzione, dell'odio. Tra le numerose creature del folklore giapponese si trovano anche gli yure, ovvero i tradizionali fantasmi giapponesi. Con il termine yure si va ad indicare gli spiriti dei defunti che si trovano ancora nel mondo terreno, quindi nel mondo dei vivi, e che non riescono a raggiungere l'aldilà e a trovare la pace. In Giappone è credenza diffusa che tutti gli esseri umani siano dotati di uno spirito e che al momento della morte esso si trovi in un limbo. Se i funerali vengono eseguiti in maniera adeguata, lo spirito può raggiungere l'aldilà e unirsi con gli spiriti degli antenati della famiglia. In caso contrario, quindi in caso il funerale non venga eseguito in modo adeguato o in caso il defunto muoia per via di una morte violenta, lo spirito rimane nel mondo terreno. Se lo spirito a causa di questa morte violenta prova forti emozioni come ad esempio la gelosia o una forte sete di vendetta, allora esso si trasforma in yure. Dato questa enorme forza, riescono ad interagire con gli esseri umani e a mostrarsi a loro sotto diversi aspetti, ad esempio sotto forma di scheletro, come ad esempio l'oneonna, oppure sotto forma di animale, come ad esempio il nekomata, che appunto si presenta come un gatto dalla coda biforcuta. Nonostante esistano numerose tipologie di yurei, essi hanno delle caratteristiche comuni che ne permettono il riconoscimento. Ad esempio, la maggior parte di essi hanno una lunga chioma con capelli scuri e scompigliati, inoltre indossano lunghe vesti bianche e portano sul capo un fazzoletto bianco piegato a forma di triangolo con la punta rivolta verso l'alto. Inoltre, la maggior parte di questi spiriti sono privi degli arti inferiori, quindi si spostano fluttuando nell'aria. Per poter
potersi liberare di questi spiriti è possibile celebrare i funerali in modo adeguato, oppure gli yurei possono lasciare il mondo terreno in caso riescano a compiere la loro vendetta. Inoltre è possibile utilizzare anche uno fuda, che è un classico talismano shintoista, e se questo talismano viene apposto all'entrata dell'abitazione, questo permette agli spiriti di non entrarvi, e se invece gli spiriti entrano in diretto contatto con questi talismani si annullano automaticamente. Quando nell'Europa occidentale un essere umano viene in contatto con un essere soprannaturale, questo incontro è funzionale, cioè l'essere che si manifesta, perché si deve parlare di manifestazione, ha la funzione di portare o qualcosa di positivo o di negativo all'avventore. Mentre invece nel contesto giapponese gli yokai hanno una vita propria, quindi abitano un habitat preternaturale o naturale, e il loro contro con l'uomo può essere puramente casuale, cioè, quindi a un certo punto le loro vite si incroceranno, ma senza che il fine dell'incontro sia nucleare. Un'altra caratteristica che è bene spiegare in queste differenze è non applicare il termine demone, o meglio demone, agli oni. Gli oni sono più degli orchi, cioè sono dei predatori naturali, hanno delle corna che li rendono simili appunto ai nostri diavoli, ma sono ghiotti di carne umana, ma non si interessano dell'animo degli esseri umani. Hanno delle caratteristiche morfologiche ben distinte, come quello di essere vestiti di pelle di animali, essere muscolosi, pelosi e con grandi e enormi mani. Altri mostri della tipologia giapponese molto caratteristici sono i kappa. I kappa sono degli esseri acquatici che ricordano degli esseri antropomorfi, ma con caratteristiche appartenenti sia alle tartarughe che alle rane, e sono soliti molestare le donne al bagno e mangiare cetrioli. Altri personaggi del folklore giapponese molto caratteristici sono le ningyo, cioè le sirene. Contrariamente alle nostre sirene, le sirene giapponesi non sono così belle, non hanno nei racconti capacità di raziocinio, e si sa che la loro carne, oltre che essere profumatissima, ha un buonissimo sapore. Però attenzione, la loro carne può dare o l'immortalità con una eterna giovinezza, oppure portare al disfacimento in una morte atroce. Ci sono anche i rospi, i gama, che sono dei rospi che quando vivono a lungo diventano dei rospi vampiri, cioè abitano sotto le case degli esseri umani e succhiano l'energia vitale degli uomini. Ma non solo gli animali, anche gli oggetti, quando raggiungono 100 anni di utilizzo, cominciano ad acquisire energia vitale e coscienza, ed è per questo che i giapponesi sono molto attenti quando acquistano degli oggetti usati, perché potrebbero animarsi. E questo è solo un assaggio dei mostri del folklore giapponese. Talvolta pensiamo, con la nostra cultura occidentale, che esista la natura da una parte, la sovrannatura dall'altra, la scienza da una parte, la teologia dall'altra, ma basta guardare al Giappone, alle culture orientali, per capire quanto le nostre categorie mentali siano storicamente costruite. Quindi guardiamo al Giappone, guardiamo all'Oriente, guardiamo a come noi stessi siamo cresciuti e siamo divenuti quello che siamo.